Adesso vai. E mi raccomando, vinci. Brava! La nonna non mi riconosceva. Sul ring ti fava per l'altra. In una famiglia come tante altre, babbo, mamma e due figli adolescenti difficili e l'anziana nonna, arriva come una mannaia la malattia dell'Alzheimer. La nonna perde via via la memoria e le capacità cognitive. Viene ospitata in famiglia, ma le già fragili dinamiche tra i vari componenti si spezzano e a prendersi cura di nonna Rosa rimane solo il figlio Saverio, che ha per lei un amore sfegatato. La malattia si complica e nonna Rosa viene portata in una RSA, dove Saverio cerca disperatamente, ma con successo, di stabilire un contatto con lei, fatto di ricordi e sentimenti e dalla lettura delle lettere d'amore che il suo amato marito le scriveva tanti anni fa. Il mettere in scena nella RSA il matrimonio che Rosa aveva vissuto da giovane sarà in grado di ricreare un piccolo miracolo che soltanto i sentimenti hanno il potere di fare. Una nuova armonia tra giovani, anziani, sani, malati, operatori dell'RSA e attori darà a tutti un nuovo senso di comunità. È questa la storia dal sapore dolce amaro raccontata da Domenico Costanzo nel film Ho sposato mia madre, che con un tocco poetico porta lo spettatore nel dramma di chi in famiglia deve fare i conti con il morbo di Alzheimer. Un film che è stato selezionato in decine di festival internazionali e con un palmarès di tutto rispetto, con premi vinti negli Stati Uniti, Francia e in India. Abbiamo incontrato Domenico Costanzo per parlare del suo nuovo film. È una grande esperienza di regista, di documentari, cortometraggi, anche di sceneggiatore a fianco di nomi importanti come Leonardo Fieraccioni. Come si situa questo film nella sua carriera? Avreste mai immaginato di farlo? Questo film io sono molto... rispetto a tutti gli altri film che ho fatto, che erano tutti film su commissione, questo film qui è stato un film dettato dall'anima. È il film che non avrei mai voluto fare, perché tratta del tema dell'Alzheimer, del tema dell'RSA e della malattia di mia madre. Quindi è stato un pochino come scrivere su un diario la propria esperienza. Io diari non mi piace scrivere, mi piaceva raccontarlo, tirar fuori queste emozioni e non mi sono preoccupato di niente se non volevo farlo a tutti i costi. Mi sono comprato tutte le attrezzature, ho chiamato tutti i miei amici, tutte le persone che conoscevo potevano darmi una mano, mi hanno aiutato a realizzare questo film, tutti recitavano emozionati veramente, si rendevano conto che stavano facendo qualcosa che andava oltre la mera opera cinematografica che andava nelle sale. Domenico, quanto c'è di autobiografico in Ho sposato mia madre? L'ispirazione è reale, perché mia madre era veramente in questa RSA. Io ho parlato con poi è stato girato l'RSA Michelangelo e Magnoli e di Corian, io ho parlato con Francesco Biondi, che è il direttore, e Michela May e anche Giulia, un'altra animatrice, mi hanno dato loro tutte le indicazioni precise dei rapporti che hanno loro con i malati di Alzheimer o di demenza, comunque demenza senile, e dei rapporti che avevano i familiari con i malati di Alzheimer, le dinamiche. Io ho voluto raccontare la storia di una famiglia che tra di loro praticamente non si capivano, c'era un'incomprensione totale tra di loro, e quindi è come se fossero effettivamente malati di Alzheimer anche loro. Non c'era assolutamente comunicazione e paradossalmente questa persona, la madre malata di Alzheimer, serve a ristabilire un ordine nella famiglia. Ho sposato mia madre è un film molto toccante che sembra dire allo spettatore: continuate a sperare, a parlare, ad amare le persone malate di Alzheimer, perché al di là dell'impossibilità di comunicazione vi possono sentire. Parte tutto dalle lettere, che effettivamente mio padre le scriveva a mia madre delle lettere d'amore quando erano fidanzati. E quindi da questo elemento io ho costruito la storia. È chiaro, l'ho drammatizzata, però c'erano tutti delle... Non c'è, nel film non c'è nulla di fantasioso, nel senso proprio una fantasia. Tutto è ancorato nel reale. Mio padre quindi scriveva le lettere e mia madre era molto gelosa di queste lettere. L'elemento, come dire, emotivo, emozionale, che mi ha portato a scrivere questa storia in questo modo è stato sia chiaramente la malattia di mia madre, sia la permanenza in questa RSA, l'andava a trovare tutti i giorni, e
un piccolo episodio di un malato di Alzheimer gravissimo, ormai era quasi fase terminale, non andava a trovarlo nessuno. Io ho chiesto agli operatori come mai non viene a trovarlo più nessuno, mi ha detto perché ormai non si relaziona più, è chiuso nel suo mondo e quindi non capisce più nulla, ha detto in parole povere. Io sono rimasto un po' zitto e ho detto scusa, cosa faceva lui da giovane? Ha detto faceva il pugile. Io ho preso un filmato di pugilato degli anni 30-40, perché questo uomo era molto anziano, gliel'ho messo davanti agli occhi, lui lo guardava, sembrava assente, però gli scendevano le lacrime. Il tuo è un film che tocca il cuore parlando un linguaggio universale. È per questo che il film ha ottenuto così tanti premi in giro per il mondo? Essere entrato in selezione ufficiale in per ora 56 festival, di quali 10 vinti e altri 14 finali e 18 semifinali, di quale una semifinale, sono arrivato in semifinale per la qualifica agli Oscar, sicché a Rhode Island, dove mi hanno mandato un'email, il tuo film ha commosso tutti. E quello mi ha fatto molto piacere. Quello, diciamo, che mi ha fatto molto contento è stato in India, Jaipur International Film Festival. Costava anche molto, perché iscrivere costa un film, non è che è gratuito. Costava anche molto iscriverlo. Non ci credevo molto perché è un festival indiano molto importante e ho vinto il premio miglior regista. E quindi mi hanno invitato alla premiazione a Mumbai. Il tenere vivi i sentimenti tra figli e anziani genitori, con visite, continui scambi anche nell'RSA, è stato bruscamente interrotto dalla pandemia in atto, generando un dramma nel dramma. Si può dire che la diffusione del Covid abbia peggiorato anche lo stile di vita di chi è affetto dall'Alzheimer? Una cosa devastante, guarda, mi dà fastidio anche ricordarla, perché il fatto che questi anziani che non sono più autosufficienti, l'unica forma di vita e di contatto che hanno col mondo esterno è attraverso l'affetto, l'amore dei propri cari, e non poterli vedere è una cosa che li spegne lentamente. Io ti amerò per tutta la vita, oltre la vita. E se un giorno anche il tempo si dimenticherà di noi, ci rivedremo al mare.